ormai da anni messa in quelle condizioni, i turisti non la possono neanche visitare. Noi chiediamo con forza le dimissioni di Peppino Vallone, sindaco della città di Crotone, in qualità di assessore all'ambiente. Chiediamo le dimissioni di Stano Zurlo, presidente della provincia, che non ha detto una parola su questa intera vicenda. E chiediamo le dimissioni dell'assessore Prati, assessore della provincia di Crotone, per la questione ambientale. Visto che si fa la camminata in barca, passa vicino alla piattaforma e non si accorge cosa succede sul promontorio. Allora, questo è un dato tangibile. Sovrintendenza, comune di Crotone e provincia di Crotone sono collusi. Sono collusi, c'è poco da fare. I pareri secondo noi sono incongruenti. Il procuratore Mazzotta ha fatto una visita, noi l'abbiamo apprezzata tantissimo, alla piattaforma a mare, però deve andare oltre, deve sequestrare gli atti, deve partire dai pareri via e VAS, perché le incongruenze sono tantissime. Le leggi che regolano questo tipo di progetto, no? Cadono in, veramente sul paradosso per quanto riguarda questi pareri dati. Quindi una grande attenzione la rivolgiamo al procuratore Mazzotta affinché vada a sequestrare gli atti dopo aver fatto la visita alla piattaforma. Secondo noi i lavori qui a Capocollo non si possono eseguire. 4.000 metri di ulteriore piazzale nell'area archeologica è una cosa assurda, non la possiamo accettare. Se accettiamo questo vuol dire che Crotone non esiste più. Crotone non è più dei crotonesi. Quindi ho visto molti consiglieri comunali che domani andranno in consiglio. Li invito veramente, intanto li ringraziamo per la loro presenza, ringraziamo le associazioni ambientaliste, al consiglio straordinario di domani sera li invitiamo a prendere posizioni molto forti. Anche loro devono chiedere le dimissioni del sindaco in quell'occasione, anche loro devono chiedere le dimissioni del presidente della provincia. Su questa battaglia non c'è collaborazione politica. Io ho votato Vallone, io ho votato Zurlo, ma chiedo le dimissioni di Vallone e di Zurlo, perché secondo me la città, il nostro territorio provinciale non sono rappresentati bene. La politica è scaduta, la politica è molto bassa, la politica non crea le giuste opportunità per la città. Quindi cerchiamo di fare un passo in avanti. Enzo ha detto cose importantissime, però io a questo punto cederei la parola ai semplici cittadini e alle associazioni che con noi stanno realizzando questa battaglia. Tenete conto che noi saremo domani sera in consiglio comunale, tenete conto che la battaglia non finisce qua, avrà un percorso medio-lungo e terremo sempre l'attenzione molto alta. Grazie a tutti.